Bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Oggi si riporta nuovamente Euro Truck Simulator 2 ed un nuovo episodio della serie. Oggi mi trovo in Italia, esattamente a Palermo. Devo fare una consegna merci che mi porterà fino alla Valletta. Per l'occasione ho deciso di scaricare questa splendida mod. È un glorioso Fiat 690 nella versione di telaio N3, quindi è un cassonato, ragazzi, telonato, quindi su telaio 8x2, cui ho agganciato anche il suo rimorchio che fa parte del pack della mod. Andiamo a dare un'occhiata estetica esternamente, poi ci metteremo a bordo, daremo un'occhiata anche al suo interno perché merita, perché è un camion davvero realizzato con una grandissima cura del particolare. Perfino la targa è stata riprodotta, una targa d'epoca. Quella su fondo nero, se vi ricordate bene, se avete chiaramente qualche annetto sulle spalle. In ogni caso, andiamo a vedere questo veicolo anche al suo interno. Noterete anche che l'ho predisposto nella guida classica italiana a destra. Presenza ovviamente ingombrante, direi, del cofano motore, del tunnel per intenderci. E fatta questa doverosa premessa, andiamo a osservare anche il cruscotto. E adesso mettiamoci alla guida. Devo fare solo una cosa, ragazzi. Inseriamo la retro, togliamo il freno di stazionamento. Devo fare un pelino di retromarcia. E adesso usciamo dal parcheggio e dirigiamoci chiaramente a prendere in consegna il carico di oggi. E nel frattempo facciamo anche due chiacchiere. Ragazzi, oggi si ritorna qui su Euro Truck Simulator 2, un altro episodio vintage dove per l'appunto di tanto in tanto fanno capolino queste mod che colpiscono subito i miei interessi, perché essendo mod che trattano veicoli dannata incontrano subito i miei interessi, mi ci piondo e decido come sempre di farci un bel episodio sul canale, perché meritano davvero. Sono dei veicoli davvero davvero fatti con una grande cura del particolare, ed è una vera gioia per gli occhi mettersi alla guida e affrontare un bel viaggetto. Oggi, ripeto, si torna in Italia, mi trovo qui a Palermo e per l'appunto devo fare un viaggetto che mi porterà a girare un po' la Sicilia fino a prendere poi il traghetto per consegnare la merce alla Valletta. Nel frattempo facciamo anche due chiacchiere, ragazzi. Quindi Euro Truck Simulator 2 è sintomo ovviamente che quando mi va di fare un bel viaggetto e scopro una mod davvero prestigiosa, ve la porto sul canale sicuramente. In verità era uscito già da qualche giorno, quindi questa ennesima rivisitazione del 690. Di solito i modder ci mettono quasi sempre le mani sopra, cercando ovviamente di migliorare il prodotto e rendendolo ovviamente sempre compatibile con le nuove versioni di Euro Truck. E questo 690, ragazzi, si attendeva da un po' di tempo. E allora, nel frattempo ci fermiamo qui, accettiamo ovviamente di prendere in consegna il carico, che nello specifico, ragazzi, non poteva che essere pasta, perché per l'appunto l'ho brandizzato
Barilla, una delle tante livree presenti all'interno del camion, e quindi questa pasta la devo trasferire da Palermo fino a La Valletta, quindi prenderemo anche per un po' il traghetto. Quindi accettiamo il lavoro, vediamo un po' dove devo caricare la merce, mi pare che si deve prendere dalla parte opposta. Ok, e andiamo pure. Ragazzi, quando parliamo di Fiat 690, parliamo di un veicolo che è stato messo in produzione sul finire degli anni 50, quindi più o meno nel 1959, e per l'appunto andava a sostituire una serie storica come il Fiat 682 che vi ho anche portato sul canale, ragazzi. E allora, abbiamo spento il camion, adesso attendiamo giusto una mezz'oretta il carico della merce e poi ci metteremo alla guida. La mod come si presenta? Allora, innanzitutto il modder ci pone nelle condizioni subito di avere un camion già bello e pronto ed è il e sarebbe il 690 T2, in pratica la serie trattore stradale per intenderci. E poi da quest'unico modello 6x2 poi possiamo ovviamente configurarlo e modificarlo a nostro piacimento fino a trasformarlo in tante varianti che adesso vi dirò. Innanzitutto, la prima variante di telaio è il telaio 8x2, che trasforma di fatto il 690 in un 690 N2 o N3 a seconda poi della cavalleria del motore. E questo telaio di fatto può essere chiaramente trasformato poi in svariati modi per essere configurato in versione classica cassonata e poi in versione cassonata coperta con telone oppure in sotto forma di cassone frigo oppure sotto forma di cassone con rimorchio o cisterna. Queste sono, diciamo, le varie varianti, più un'ulteriore versione di telaio 8x2 che è unica in pratica perché trasforma il camion in un porta betoniera. Va da sé ovviamente che tutte le versioni e tutte le modifiche che sono previste nel cassone, poi possono essere, diciamo, replicate nei vari rimorchi del pack. I rimorchi sono i classici rimorchi Bartolini e sono presenti in due varianti, chiaramente quelli che riguardano il trattore stradale, quindi troveremo il classico cassone 3 assi diciamo, per i trattori stradali e poi abbiamo i rimorchi, i classici rimorchi BDF, i dolly in pratica per essere chiaramente inseriti nei camion cassonati, come ho fatto io per l'appunto con questo Fiat 8x2 N690 N3, che poi ripeto ho allestito in brandizzato con una delle tante varianti di livrea disponibili per il camion, quindi ho deciso di fare una consegna di passe, allora ho scelto la livrea Barilla. Per quanto riguarda invece il cruscotto, e qui torno nuovamente a parlarvi della guida, in questo caso della guida a destra, in realtà all'inizio il camion che ci mette a disposizione il motor
e nella versione classica con guida a sinistra, che il modder menziona come guida, diciamo, versione olandese o francese, dir si voglia. Se noi vogliamo, scegliamo invece la configurazione di cruscotto all'italiana e switchiamo, avremo chiaramente il volante a destra, quindi tutta la variante del cruscotto che cambia per, ripeto, la guida classica di una volta a destra. Per quanto riguarda le personalizzazioni, chiaramente sono le classiche personalizzazioni che si trovano un po' in tutti i veicoli d'annata che vi ho presentato sul canale, quindi tendine, arredi vari, mascherine della calandra, modifiche al paraurti con l'inserimento di luci, oppure delle classiche scritte che stavano ad indicare con le fasce rosse e bianche se erano trasporti propri o trasporti per conto terzi, diciamo, insomma, dettagli che chiaramente conoscete già, ovviamente. Per quanto riguarda invece la colorazione della cabina, ovviamente ci sono tante varianti che vanno di fatto a modificare anche il cassone, ma è presente anche un template dove e non è tutti che lo fanno, dove il modder ci mette a disposizione in pratica anche perfino le istruzioni per modificare il trailer o il cassone del camion, per inserire qualcosa di personalizzabile per chi magari smanetta con software di modifica, eccetera eccetera. Per quanto riguarda la cavalleria, ecco, non ve l'avevo ancora parlato, in pratica il camion presenta due varianti sole di motore. Allora, il classico 180 cavalli, che è la versione proprio classica di quei motori proprio dell'epoca del 690, oppure una versione un pelino più potenziata da 300 cavalli per chi magari sente l'esigenza di avere un motore un pelino più performante durante la guida. Quindi ci sono solo queste due varianti di motore e altrettante solamente due varianti per quanto riguarda il cambio, quindi la trasmissione. Parlando del 690, nella realtà chiaramente era un veicolo che aveva incontrato un grande successo di vendite tra il 1960 e il 1967. Veicolo sicuramente molto sfruttato, molto versatile, molto utilizzato all'epoca. Ma che aveva anche dei piccoli, almeno questo narrano ovviamente le varie informazioni su questi veicoli, vantava purtroppo dei piccoli problemi per quanto riguarda la cabina, perché di fatto soffriva un po' di essere un pelino stretta in virtù del fatto che i sedili non erano molleggiati, quindi anche un po' duri alla guida, ragazzi. E poi ovviamente bisognava anche considerare lo spazio occupato
dal vano motore, dal tunnel, che di fatto rendeva un po' scomodo muoversi all'interno della cabina. Quanto riguarda i motori, poi vennero inseriti anche sul 690 alcune versioni, però erano delle rarità, diciamo, alcune versioni sovralimentate, con qualche cavallo in più, però i vertici Fiat poi preferirono ripensare il modello definitivamente e poi sostituirlo sul finire, ripeto, degli anni 60 con l'evoluzione che divenne per l'appunto il Fiat 691. Ho notato, ragazzi, che la posizione ovviamente dello specchietto retrovisore cozza leggermente con la posizione del braccetto, diciamo, di supporto dell'1.8 anteriore, magari anche questo era un problema dell'epoca. In ogni caso, basta avvicinarsi un pelino al cruscotto per non soffrire anche di questa piccola questo piccolo problemino, diciamo, almeno di visuale, ma ci faccio caso, ragazzi. Pensando che con la guida chiaramente a destra avrei dovuto simulare anche la posizione del cambio, spostando il TH8S magari dall'altra parte e quindi manovrandolo, ragazzi, con l'altra mano, ma sarebbe stato molto complicato la cosa, però sarebbe stata un'idea interessante. Per quanto riguarda le livree, non ve ne ho parlato, sì, vi avevo solamente accennato che c'erano diverse varianti. Troviamo le varianti classiche come il telonato Susa, le varianti appunto Barilla, le varianti Buttiglia. C'è anche una bella variante che a me piaceva molto, come che trasformava per l'appunto il cassonato in un rimorchio frigo dei gelati che si usavano una volta, il Dorado per intenderci. Quindi un'altra chicca che troverete all'interno di questo pack mod.
che spettacolo, ragazzi, quando prende velocità, lo lancio, viaggia che è una meraviglia, ragazzi. Abbiamo passato, ragazzi, abbiamo raggiunto più o meno Augusta, adesso Ispica, adesso vedremo Pozzallo. Stiamo dirigendo, ragazzi, ripeto, giù alla Valletta, per intenderci, quindi prenderò il traghetto. E lì, ragazzi, alla Valletta non ci torno da un po' di tempo, ma mi ricordo che chiaramente devo subito abituarmi alla guida all'inglese, ma solo per il tratto che mi porterà, diciamo, alla consegna del carico. Per quanto riguarda, ragazzi, il tunnel, cioè il vano del cofano motore, è presente anche una personalizzazione, anzi svariate personalizzazioni che cambiano e modificano il tappetino, diciamo, o il telone, se vogliamo, con cui viene ad essere coperto in diverse varianti. Ok, stiamo arrivando praticamente, ragazzi, al traghetto. Adesso salterò su e mi dirigerò chiaramente alla Valletta. Ragazzi, al di là di tutto, ha un'ottima visione d'insieme, una volta anche molto luminosa, molto gradevole. Allora, raggiungiamo chiaramente il traghetto. Ok, fermiamoci qui e spegniamo il motore come di consueto,
Vediamo un po' le destinazioni. Chiaramente Pozzallo, La Valletta e ci imbarchiamo. Il ragazzi la notifica, ma no, chiaramente lo ricordavo anch'io della guida, chiaramente a sinistra, quindi attenzione qua all'uscita, altrimenti scontro frontale, non lo vogliamo chiaramente. Perfetto, via. Attenzione perché chiaramente tra rotatori e guida a destra, no, ma la difficoltà non è, è evidente chiaramente. Quanto tempo che non tornavo ragazzi in Sicilia, ma soprattutto ripeto alla Valletta. Questo grazie chiaramente sempre alla ProMod. Allora, il luogo di consegna, eccolo là, lì vicino, sulla sinistra, perfetto. Top. Consegniamo la merce. Parcheggio. Poco davanti, ok. Indietro.
Perfetto. Diamo folle, spegniamo il motore e anche in questo caso, ragazzi, viaggio concluso, sono soddisfatto e prendiamo chiaramente introiti ed esperienza. Prima della chiusura e prima dei saluti, come di consueto, un'occhiata veloce alla mod e poi facciamo i saluti. E allora, innanzitutto i rimorchi. Come vi dicevo prima, ci sono due set di rimorchi. Uno chiaramente dedicato è il Bartoletti 3 due assi, come vi dicevo prima, per quanto riguarda la versione, diciamo, dolly per i cassonati, e poi c'è la versione Bartoletti 3 assi per quanto riguarda i trattori stradali. Guardate che imponente questo rimorchio, che può essere allestito chiaramente in tante varianti di telaio, se lo vogliamo, a cassonato, telonato, eccetera, eccetera, eccetera. Stessa cosa anche in quel rimorchio di prima, ragazzi. Vediamo il trattore stradale, adesso il 690, come si presenta, diciamo, all'inizio, quindi sotto forma di trattore stradale. Quindi all'inizio abbiamo il 6x2 690 T2, eccolo qua, guardate che meraviglia, e poi può essere trasformato, cambiando il telaio, in due versioni dell'8x2. Il cassonato, che può essere a sua volta modificato in svariate versioni, e l'8x2 in versione camion betoniera. Che dire, ragazzi, spero che anche questo ennesimo appuntamento qui su Eurotrack Simulator 2 vi sia piaciuto. Io vi invito come sempre a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento, che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo alla prossima volta, e da parte mia, ciao ciao ciao.